L'anima è sacra per le persone. Il corpo è osceno. Com'è possibile? Sì? È quello che stiamo facendo. Non è così. Dicendo Dio è sacro, la creazione è oscena. Com'è possibile? Il pensiero stesso di Dio è arrivato nella tua mente solo perché hai visto la creazione. Non è vero? Quando sei nato e hai aperto gli occhi, hai guardato intorno. Quanta creazione! Prima che tu arrivassi qui, sono successe tante cose. Ovviamente non le hai create tu, quindi hai pensato, ci deve essere un creatore. Sei arrivato così al concetto di creatore, non è vero? Dal momento in cui hai pensato che ci deve essere un creatore, dato che sei in forma umana, hai pensato, deve essere un uomo enorme. Un uomo piccolo come me non può fare tutto questo. Deve essere un uomo enorme, con solo due mani. Come può aver fatto tanta creazione? Deve avere otto mani, non è vero? Isn't it so? Se tu fossi un bufalo, penseresti seriamente che Dio è un gigantesco bufalo. Non è così? Sì o no? Vai a chiederlo a un bufalo e vedrai. Yes or no? Il bufalo insisterà che Dio è un gigantesco bufalo, forse con quattro corna. God is a huge buffalo. Maybe four horns. Conoscete Idi Amin? Avete sentito parlare di Idi Amin, l'ugandese? Idi Amin ha dichiarato, Dio è nero. God is black. Sono d'accordo con lui. Se un uomo bianco può avere un Dio bianco, perché un uomo nero non può avere un Dio nero? Ma sbagliano entrambi. Noi sappiamo che Dio è marrone. Perché è venuto a trovarci, sapete? Tempo fa stavo parlando con un gruppo di persone a Nashville, in Tennessee, e stavo raccontando una barzelletta. And I was telling them a joke. Nella barzelletta ho solo fatto riferimento a Dio come lui. Alcune signore subito si sono alzate. Credi che Dio sia uomo? Sapevo come andava a finire. Ho detto, guardate, vi sto solo raccontando una barzelletta. Non importa, hai detto lui. Credi che Dio sia uomo? Prendono le barzellette molto seriamente. Ora le donne stanno sostenendo che Dio potrebbe essere donna. Questi problemi esistono solo in quelle culture. In India abbiamo divinità maschili, abbiamo divinità femminili, abbiamo divinità mucca, abbiamo divinità scimmia, abbiamo tutto, di ogni tipo, divinità a quattro zampe, che strisciano, che volano, perché abbiamo previsto tutti i problemi del futuro. Vedete, quando l'uomo era la forza più potente sul pianeta, ovviamente l'uomo era la divinità. Ora anche le donne stanno rafforzando il loro potere, quindi stanno chiedendo perché non può essere donna. Allora supponiamo che domani i cani ottengano molto potere, che in effetti stanno ottenendo. I cani chiederanno perché non c'è una divinità cane. In effetti lo spelling è simile, sembra più simile che a voi, non è vero? He seems to be closer than you. Quindi la tua idea di Dio è solamente una versione esagerata di te stesso, non è vero? La tua idea di Dio è semplicemente una versione esagerata di te stesso. Vedi, non sei ancora capace di definire te stesso, non è vero? Qualsiasi definizione attribuisci a te stesso non è corretta. Qualsiasi tipo di definizione ti dai non è sufficiente a descrivere questo. Se questo piccolo pezzo di creazione è così, la fonte della creazione, come puoi attribuirle una definizione? Non puoi definirla, non puoi capirla, puoi solo dissolverti in essa. Puoi farne esperienza, non puoi mai conoscerla.
non puoi ricavarne della conoscenza. Qualsiasi conoscenza hai su Dio è semplicemente senza senso, un non senso culturale. A seconda della cultura in cui stai vivendo, hai quel tipo di Dio, non è vero? Se ne può solo fare esperienza. Farne esperienza non vuol dire che puoi mangiarlo o comprenderlo. No, puoi farne esperienza solo dissolvendoti in esso. Non c'è altro modo. Quindi stiamo solo cercando dei metodi di dissoluzione per fare esperienza di un qualcosa molto più grande di noi stessi.